Manca un mese esatto alle elezioni europee. Che cosa si aspetta? Che cosa vorrebbe che cambiasse? Ma io non penso che cambierà molto rispetto a quello che è successo già l'anno scorso. Mi auguro solo che si riprenda il centro-sinistra perché ce n'è bisogno, perché sono gli unici che hanno la capacità di stare con la gente. Ma guardi, un miglioramento in tutto. In tutto proprio, per i giovani, per il lavoro, per l'economia soprattutto anche. Ma io penso che cambia in meglio e basta. Non cambia niente perché peggioreremo, ciao. Vedi che la fiducia siete voi giovani. Mi aspetto che prendano seriamente l'Europa. Niente, proprio niente secondo me. Perché già non sta cambiando niente, anzi piuttosto stiamo andando peggio e non in meglio. Secondo me non cambia niente. No, non lo so. Non lo so perché la situazione è molto critica. Non lo so. No, purtroppo non prevedo niente di buono. Purtroppo ho paura del peggio possibile. Che i sovranisti possano prendere sicuramente il sopravvento. Mi auguro che ci sia un sussulto dell'Europa democratica. Ha già pensato alla sua scelta elettorale o deve ancora valutare? Più o meno, io ho ormai la mia idea fissa, è sempre quella. Cambia poco, insomma. Anche se guardare bene ormai forse è meglio non votare neanche. No, per il momento no. Non sono molto informata, però sicuramente andrò sul sito per votare così e mi informerò molto sui partiti. Però ancora non ho idea di cosa votare. Anche quello è il problema, non so bene. Non lo so, perché onestamente sono un po' disorientata. Non si ritrova in nessuna delle liste, delle proposte elettorali? I principali sicuramente no, nessuno. Certamente, centrosinistra. E peccato che non posso votare per Matteo Renzi, perché secondo me è il miglior uomo politico che l'Italia ha avuto nel dopoguerra. Mi turerò il naso e voterò a sinistra, sì. Andrete a votare? Penso di no. Non credo proprio. Perché non me la sento proprio di andare a votare. Andrà a votare pensando principalmente all'Europa o anche ai possibili rivolgimenti in Italia, come ad esempio uno squilibrio all'interno delle forze di governo? Ma no, andrò a votare pensando all'Europa. Anche perché non credo che durerà il governo, spero. Ma sono le elezioni europee, quindi tendenzialmente penso che sia più giusto pensare a una prospettiva europea. Però è ovvio che è difficile non essere influenzati da quello che succede nel proprio paese. Ma io mi auguro che crollino entrambi, perché sono due pagliacci, due buffoni. No, anche quello che possono essere i rivolgimenti in Italia, mi sembra doveroso.